Eccoci qua, ben trovati, prendo fiato perché oggi ho una puntata ricchissima. Partiamo con la storia della musica con Celso Valli, Stefano Fresi, Cristiana Polegri, coppia nella vita e anche nella musica, ci divertiranno, intratterranno, ci sono i Disguido, la magia in senso tecnico, c'è Tiziana Rocca e i VIP di tutto il mondo, arriva Filippo Sorcinelli e il ricordo di Papa Benedetto XVI, gli affetti stabili e chiudiamo con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. E adesso entriamo nel magico mondo dei Disguido. Ciao. Quando dico magico mondo, vedo molto bene, non vi vedo molto bene, ma ho un'idea, guarda. Ora vi vedo molto meglio. È tutto così. Pubblicità, pubblicità. Come in un film di Woody Allen, ci sono i Disguido, Isabella Zanivane e Guido Marini, con me c'è anche Romina Carrisi, sperando di non, cioè non ce la fate sparire, però perché c'è sempre. Ci vediamo. Allora, loro saranno al teatro Ghione, dal fino all'8 gennaio, peraltro ricavato andrà in parte a sostegno di associazioni di clown terapia, cioè tutte quelle associazioni che aiutano i bambini affetti da malattie genetiche in questo caso, e da insomma regalano un sorriso. Voi siete anche marito e moglie, giusto? Ancora no. Quasi. Ancora no. Tutte 18 anni. Si devono sposare. 18 anni che stiamo insieme. Vabbè, io adesso faccio un hashtag per il matrimonio. Il 3 di giugno ma ci sposiamo. Cioè, tu poi sei una psicologa. Io no? Ho studiato come psicologa e poi ho conosciuto lui. Che faceva il mago. Esatto. Il paziente. Il paziente. Per Caravaggio. E l'hai guarito? No. Sei ammattita pure te, ecco, giustamente. Sì, diciamo che abbiamo messo della magia nel mezzo e è andato tutto meglio. Sto giocando ovviamente, te parlo di follia in senso lato, che a noi piace sempre moltissimo. Che ci fate vedere? Che ti facciamo vedere? Tu sai che noi veniamo da un grande successo al Teatro Olimpico, dove avevamo con noi l'onore di avere il maestro Silvan, il grande Silvan, che ha presenziato con noi nello spettacolo. Sì. E abbiamo fatto uno spettacolo di cinema e magia. E molti si chiedono cosa c'entra il cinema con la magia. Beh, il cinema è magia. E basti pensare che gli effetti speciali all'inizio del Novecento vennero inventati proprio da un grande illusionista, Georges Méliès, in Francia. Voglio fare un piccolo esempio di effetto speciale dal vivo. Lo farò con un fazzolettino rosso come questo. Voilà. Un piccolo nodo. Si vede? Voilà. È una pallina rossa che appare, ma questo non è l'effetto speciale. In realtà l'effetto speciale è il fermo immagine. Il fermo immagine, io lancerò questa pallina in aria e al mio 3 la pallina si fermerà. Attenzione. Voilà! Ovviamente non dobbiamo mai prenderci troppo sul serio. Ma ci mancherebbe. E poi c'è cos'altro avete poi? No, ma tante cose. Parlando di noi, per esempio, molti si chiedono come ha fatto lei a fidarsi di me. Lei ha fatto l'hai messa nella scatola con le lame che l'ha appunto, no, come guarda, i film di Woody Allen. Lei, quando ci siamo conosciuti la prima volta, mi ha portato a cena, è arrivato il cameriere, ci porta il conto e lui, invece di tirar fuori la carta di credito, ha tirato fuori delle carte bianche. Delle piccole carte bianche. Lei si è vergognata tantissimo, poi a un certo punto ha detto no, non ti preoccupare. Carta bianca, carta canta, eccole qua. E ho tirato fuori un po' di soldi. Io sti soldi non li riesco a sentire, fossi nel ristoratore. Invece si è fidato e anche io mi sono fidata e gli ho dato carta bianca. E da lì mi ha dato sempre carta bianca, ha capito che conveniva, capito? Ma quindi, peraltro, voi avete vinto non sapevo che esistesse, però esiste pure un Oscar per la magia che si chiama Il Mandragora d'Or. Sì. Nel 2013 a Parigi venimmo selezionati fra alcuni dei più grandi illusionisti del mondo, ci fu un Disguido probabilmente. Si sbagliarono, chiamarono anche noi e ci consegnarono questa statuetta, il Mandrake d'Or, che ha ricevuto David Copperfield nel 2000 e tanti grandi illusionisti. Fammi vedere cosa fai con l'acqua, io qua vedo un cilindro. Cosa faccio con l'acqua? No, a proposito di fiducia, visto che lei ha fatto questa tesi sulla fiducia nell'illusionista, come averla in me, io vorrei fare con Romina un esperimento, possiamo? Allora, Romina, ti presti? Allora, la famiglia Carrisi ci perdoni, al bar, un po' Romina. Un po' d'acqua per te, facciamo così. Voilà. Cosa devo fare esattamente? Tu fai esattamente quello che faccio io. Prendi il bicchiere e tienilo sulla testa in questo modo. Ok.
Okay. Così, con una mano, sulla testa. Mi raccomando, non lo far vieni cadere. Vieni un po' più avanti, Romina. Vieni un po' più avanti, fai un passetto avanti. Perfetto. Allora, Romina, guarda, guardami e fai esattamente quello che faccio io, va bene? Allora, attenzione, adesso io ti chiederò di chiudere gli occhi, di andare avanti verso la telecamera sicuro che va tutto e bene. Fare 5 passi dicendo tutto ad occhi posto, chiusi, abracadabra. Questo lo fanno anche come test per il palloncino quando ti fermano per strada, ok? Ad occhi chiusi tu dirai 3 volte abracadabra, molto lentamente, mi raccomando. Prima lo faccio io, te lo faccio vedere, va bene? Sei pronta? Poi torno qua e lo fai tu, ok? Va bene. Allora, pronti, eh? Così, occhi chiusi. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Apri gli occhi e torni indietro, va bene? Facile. Lo puoi fare? Va bene. Benissimo, signore e signori, Romina Carrisi. Serena, sei sicuro che non lo vuoi fare tu questa cosa? Non ci penso proprio. Vai. Vabbè. Abracadabra, adesso vado a sbattere. Apro gli occhi? Puoi aprire gli occhi e tornare indietro. Vieni. Anche normale, puoi tornare indietro. No, è più scelto. Benissimo. Così. Guardami adesso, guardami. E al mio tre fai esattamente tutto quello che faccio io. Bisogna avere fiducia nell'illusionista e nell'illusionismo. Quindi attenzione. Uno, due e tre. Che te ne dai? Fidati, no, fidati. Lo sei. Fidati. Ah! Sì! Perché ci vuole fiducia! Ma non ci crede, ma pizza! Sì. Perché l'illusionista ancora ti promette che ti inganna e lo farà. Amici, questo palloncino, con che ci vogliamo fare con questo palloncino? Io direi che è un gesto così ben augurale per il nuovo anno che sta arrivando, Romina. Io non so se anche tu come me ogni anno metti un po' sulla bilancia, tieni un pezzettino. No, io non metto niente sulla bilancia. Un pezzettino di vita che hai passato. Per carità. Tutti i momenti del 2022. Uh-huh. Quelli belli, quelli brutti. I vecchi amori, i nuovi amori, i nuovi progetti per affrontare il 2023. Fai una pallina, Romina, unisci tutti questi pezzettini, bravissima. Così va bene? Sì, benissimo. Ok, e ora guarda, Romina, uniamo questi pezzettini al filo originale in questo modo. Una parola magica che ormai è quella di questa giornata, che è abracadabra, e tutti i pezzettini del 2022 tornano più magici nel 2023. Evviva! Questo è pazzesco. Grazie. Questo ce lo teniamo per tutta la puntata. Sì, sembra molto inquietante. Non so, mi ricorda un film. Sì, ma stanno portando in studio delle cose che non servono. Mi piace in studio. Abbiate pazienza, vi voglio bene. Grazie di sguido. No, possiamo dire che aspettiamo tutti quanti ancora fino all'8 di gennaio. Perfetto. Al Teatro Ghione, abracadabra, con alcuni illusionisti fantastici da tutto il mondo. Abracadabra, Tiziana Rocca, grazie. Grazie.